Buongiorno, qua siamo proprio prontissimi, sono le 9 in punto. Che tempismo, ho fatto tutto. Qui c'è la mega borsona da piscina solita, vestitino di ieri. Magari non mi metto le ciabatte, Madonna santa, stiamo uscendo in ciabatte. E niente, ho preparato la borsa frigo con le cose che vi ho detto ieri sera. Non riprenderò tantissimo, cioè questa proprio la lascio a casa. Se mi ricordo faccio qualche spezzettone col telefono, ma cioè non è veramente niente di che, è una piscina. Quindi ahimè, mi godo la giornata e basta. Mi sono portata un bel libro da leggere, insomma, relax, questa è la parola d'ordine. Sono pessima, lo so, però giuro che non abbiamo fatto niente di che se non rigirarci sul lettino e fare dei bagni in piscina. Quindi non aveva davvero senso riprendere, non sapevo cosa riprendere e niente, non ho ripreso nulla. Alle 6 sono andata in palestra, ho cenato con mia nonna e insomma i miei nonni. Adesso sono le 9 e tre quarti e come ieri sera mi sto rimettendo a cucinare perché anche domani andiamo al mare con altre persone, però vado al mare. Devo lavare tutti i piatti, erano tantissimi, e niente, adesso li risciacquo e poi mi metto a condire il riso. Niente, ho finito tutto all'alba delle 10:40 e ho steso i panni, ho raccolto i panni, ho sistemato tutta la cucina, ho buttato la spazzatura, basta, ho cucinato ovviamente e adesso direi proprio basta. Buonanotte! Buongiorno! Sì, questa è la situazione. Allora, oggi è mercoledì. Boh, 7 agosto, 6, non lo so, perdo i giorni, che bello. E io mi sono preparata, mi sono vestita, borsa, cose, fascia nuova. E niente, adesso sto uscendo, devo passare un attimo da mia nonna e poi vado a bere un caffè con la Julie in un posto molto molto carino. Quindi fra una ventina di minuti parto con il mio super bolide, ovvero la bicicletta. E niente, poi stasera vi volevo far vedere bene gli acquisti che ho fatto ieri al mare, giornata in cui non ho vloggato e non l'ho fatto perché siamo stati tutto il giorno in spiaggia e alla sera al mercato di Cervia, che appunto vende queste cose bellissime, tipo questa, meravigliosa. E niente, quindi poi ve le faccio vedere bene dopo. O stasera, non lo so. Adesso volo che sono super in ritardo, come sempre. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. La situazione è critica nel senso che sono stata da mia nonna a mangiare e sono in bici. Lei abita tipo dall'altra parte della città rispetto a me. C'è un vento pazzesco e c'è il cielo tipo metà azzurro, metà nero. Io ho tutto il bucato steso a casa. Tipo, ho paura che venga a piovere da un momento all'altro, quindi sto pedalando velocissimo. Allora, sono viva, alla fine non è venuta a piovere e mi sono salvata proprio all'ultimo momento. Comunque, niente, poi sono venuta a casa, mi sono fatta una doccia, mi sono allenata, insomma, mi sono un attimo sistemata. Infatti mi sono rimessa in pigiama, nonostante fra un po' io debba uscire di nuovo. Infatti sono le 6:10. E sto cucinando la cena. Sto
Non perché io sia pazza, ma perché alle 7 devo uscire di nuovo per andare in ambulanza e quindi, come solito, mi porto da mangiare. Questo è quanto. So you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold you. Buongiorno. Allora, oggi è giovedì 8 agosto. E sì, ieri sera non ho più ripreso nulla perché ero in super ritardo, ovviamente, come sempre. E sono andata in ambulanza, poi a mezzanotte, tipo 2:40, sono tornata a casa e ho dormito come un ghiro. Stamattina mi sono alzata alle 10:40 così. Ho fatto colazione, infatti ora sono le 11:10 e ho lavato i piatti, solita routine, vestirmi e uscire perché devo andare in posta ad informarmi per una spedizione. Devo andare a caricare la mia PostePay e fare un po' di spese. Insomma, ho due o tre cosine da fare, quindi direi che sia il momento di andare. Dunque, sono passate un po' di ore, c'è un caldo pazzesco, infatti mi sa che accenderò proprio il ventilatore. E allora ho fatto la spesa, ho fatto tutte le mie commissioni e sono stata tipo 2 ore al PC perché dovevo assolutamente prenotare un viaggio e andrò in Croazia per raggiungere i miei genitori che sono là. E quindi niente, sono felicissima, ho appunto prenotato tutto 2:40. E prima che io vada in palestra mi rimane ancora un'oretta e mezza per cazzeggiare, quindi adesso boh, non lo so, deciderò un po' cosa fare. Dovrei girare dei video, ma non è che ne abbia una voglia spropositata. Adesso ho un po' sistemato casa, ho lavato i piatti, ho mangiato un'insalata con il tonno. Stasera invece farò una pasta integrale con zucchine e cipolla, super buona. Questo è quanto. Allora, eccoci qua. Dunque, sono andata in palestra, infatti ho ancora i capelli tutti bagnati, ma adesso li farò asciugare fuori. E sono troppo entusiasta perché vi devo assolutamente raccontare di questo piano che abbiamo per questa serata, io e le mie cugine. Teoricamente dovevano venire a casa mia a mangiare qualcosa insieme e fare una serata proprio Netflix and chill, proprio popcorn, eccetera. Ed è spettacolare e speriamo che il tempo ci aiuti in questo, ovvero di fare una cosa che ho sempre voluto fare, cioè prendere una pizza asporto. Prendere un telone enorme e andare sui colli. Qua a Bologna abbiamo i colli, appunto, con tutta la vista sulla città. Insomma, sono molto belli, molto caratteristici. E non ho mai mangiato su e mi ispira tantissimo. Là c'è la mia postazione video. Fantastico, stavo editando un vlog e stavo cercando di riesumare il mio iMac perché vorrei cominciare ad usarlo per alleggerire un po' lo spazio occupato sul MacBook. Quindi ora mi vesto, mi do proprio un filo di mascara, basta, e poi si va, non vedo l'ora. Allora, sono viva, siamo tornate a casa e parlo pianino perché è già l'una e siamo tornate a casa, abbiamo guardato un film che si chiama A un metro da te, che fa super piangere, quindi in realtà non so molto se consigliarvelo. Fa un sacco piangere perché parla di appunto una ragazza malata, insomma. Guardate i trailer e capirete. Siamo stati qua in sala
a goderci appunto questo film. E niente, dopo una volta che è finito siamo restate a fare delle chiacchiere, ci siamo un po' godute questa serata che ci mancava, parlare un po' insieme. E niente, che dire, adesso vado a nanna, io mi sono già tutta sistemata, lavata, e mi dovrei struccare ma non ne ho neanche voglia. Vado a nanna, non metto nessun tipo di sveglia perché domattina vorrei alzarmi quando mi pare e piace. Vedremo a che ora mi sveglierò. Buongiorno. Mi fa troppo strano parlare alla telecamera dopo aver editato un video per un'ora in cui io parlo alla telecamera. Vabbè, in ogni caso, oggi è il 9 di agosto, è mezzogiorno, mi sono svegliata alle 11, ho fatto colazione e mi sono messa a editare questo vlog che devo assolutamente caricarvi, che avrete già visto ovviamente, e adesso lo lascio salvare, poi lo caricherò su YouTube. Vorrei riuscire in realtà appunto a caricarlo direttamente ora, vediamo. Cosa farò adesso? Devo assolutamente fare partire questa lavatrice scura, quindi prendiamo tutto il necessario per farla. Mi metto a registrare qualche video, quindi mi sistemo un attimo tutta, la faccia, i vestiti, eccetera. Devo assolutamente registrare dei video perché la partenza si sta avvicinando. Come sapete parto martedì, ma domenica non ci sono praticamente, lo vedrete in questo vlog credo o nel prossimo. Domenica sono fuori città, quindi ho soltanto due giorni e mezzo per fare tutto. E aiuto, devo preparare due valigie per due posti diversi. Facciamo partire questa lavatrice. Allora, mi sono un po' persa nel frattempo perché prima, quando vi ho lasciati, mi sono messa a girare due video, anzi tre, sì, e di cui non vi dico nulla perché forse qualcuno non è ancora uscito, non lo so. Niente, insomma, quindi ho editato il video, ho pubblicato il vlog, insomma, ho fatto un po' di cose. Poi però, quando insomma dopo pranzato, mi sono fatta delle scaloppine buonissime col limone, e molto molto fiera anche di questo, delle mie capacità culinarie, non credevo. E dopo però ho deciso di sistemare un po' la faccenda costumi perché stava abbastanza degenerando. Avevo tre sacchi di scout, quelle là, tutte piene, e non si capiva nulla perché erano tutti ribaltati. E quindi ho fatto un lavoro di cui sono molto felice, adesso vi faccio vedere. E li ho messi tutti qua. Visti così sembrano tipo pochissimi, ma sono almeno 35 costumi. Sono tutti schiacciati, in mezzo ce n'è tantissimi di quelli piccoli e sottili. E è molto più facile sceglierli, insomma prenderli, è molto più, sì, molto più facile. Per il resto nulla, ho dovuto chiaramente spostare alcune cose perché al posto dei costumi c'erano delle cose, ma vabbè, pazienza, le ho spostate. Adesso finisco di mettere a posto queste cose che ho sul letto, poi faccio un saluto a salutare mia nonna e dopo vado in palestra. Tornata, ci sono. Ho fatto palestra, infatti come vedete ho tutti i capelli ancora mega bagnati. E appena arrivata a casa alle 6 mi sono subito messa sotto con la cucina, perché non mi ricordo più se ve l'ho detto prima, devo preparare il cibo per stasera ovviamente in ambulanza e per domani, perché appunto vado in piscina, ho deciso, da sola, relax, mamma mia, non vedo l'ora. Preparata una bella insalata per stasera, che ora chiuderò e metterò in frigo. Invece per domani ho preparato una cosa che fa un profumo pazzesco, è un soffritto di cipolla e zucchine, e ora sto cuocendo la pasta integrale, e quindi farò una pasta integrale con questo sughetto, che non so come verrà, ma sicuramente buono, immagino. Quindi finisco di cuocere, mi vesto, metto la divisa e alle 7 vado. Ok, mi sono vestita, ho messo la divisa,
Adesso sto chiudendo le ultime finestre. Tutto questo macello qua lo sistemerò poi stasera quando torno. La pasta per domani è pronta, ormai è anche già fredda, quindi magari la metto in frigo e poi esco. Quindi ci vediamo direttamente domani noi.